Coro di no contro le nuove aree pedonali di Como. Le regole che prevedono il divieto di circolazione, transito e sosta di tutti i veicoli, compresi quelli con pass per i disabili, entreranno in vigore domani. Alle proteste sollevate nei giorni scorsi dal consigliere comunale di Pacosel Celeste Grossi, dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili e dall'arciprete del Duomo di Como, Monsignor Flavio Feroldi, si aggiungono altre voci contrarie. L'ordinanza del Comune di Como ha davvero dell'incredibile, non è certo con queste misure che si risolvono i problemi del sovraffollamento della città murata, anzi si acutizzano, ha commentato Mario Landrescina, candidato sindaco della coalizione di centrodestra per le prossime amministrative. Il Comune di Como ha a disposizione innumerevoli strumenti per rivedere la situazione attuale, ha aggiunto. Sono 2.500 i permessi per disabili residenti a Como ed è anche sulla base di questo numero decisamente imponente che il Comune ha deciso che nemmeno i mezzi con il contrassegno azzurro potranno entrare nelle nuove aree pedonali del centro storico. Tra le ipotesi, una fra tutte, che risulta essere anche quella di più facile risoluzione, è monitorare costantemente gli accessi presidiati dalle telecamere, continua Landrescina. Da lì non si sfugge, ci sono le fotografie e si può verificare se vi è un uso scorretto del permesso. L'ordinanza che esclude i disabili è illegittima, tuona il presidente di ACUS, Associazione Civica Utenti della Strada, Mario Lavatelli, introducendo una discriminazione diretta. Lavatelli, elencando una serie di leggi, spiega che sussistono i presupposti per un riesame del provvedimento.